Siamo qui con Andrea Orlandi, sindaco di Rho, a quello che ospiterà fra poco la Primavera Mind, quindi la grande apertura di Mind, dove è presente anche Rho. La Primavera Mind è davvero un motivo di orgoglio per la nostra città. Si riapre questo quartiere ai cittadini, si può entrare liberamente, tutte le attività, tanti laboratori, ed è un modo per rivivere quello che è accaduto 7 anni fa. 7 anni fa a Priva Expo 2015 è stato un periodo bellissimo per la nostra città, ricco di opportunità, ricco di eventi. Oggi si riapre guardando al futuro, non è più un evento quello che riparte, ma un nuovo pezzo di città che si potrà vivere tutti i giorni come vogliamo, con tutte le opportunità di lavoro, di svago, di grandi aziende che verranno qua dentro e così giovarne anche il nostro territorio. Tra l'altro Walking Rho, lo spettacolo teatrale, anche le associazioni del Rodense sono presenti alla giornata di oggi. Assolutamente sì, sono più di un soggetto, più di un'associazione che sarà presente proprio dentro in Mind. Questo è un punto fondamentale, perché dobbiamo non solo costruire la città nei suoi edifici, ma dobbiamo costruire quel sistema di relazioni che fa sì che questo pezzo della nostra città, della nostra Rho, sia sempre più interconnesso e si, in qualche modo, si integri con la nostra città. La presenza è un punto che noi abbiamo richiesto come amministrazione e che devo dire è stato ben accolto, anche perché possiamo esprimere a livello rodense davvero tante eccellenze che qua dentro possono trovare il loro posto. Grazie mille. Grazie a voi.